E approfittare di questa occasione per chiederti se credi che il fascismo oggi sia una categoria efficace per descrivere determinati fenomeni, o se invece pensi che sia più adatto, come tu hai fatto d'altronde durante tutta questa serata, parlare di destra. Ah, guarda, io mi sono molto divertito ultimamente a sbeffeggiare un po' il dibattito che c'è stato, diciamo, dal 2018 a ieri, super fissi, e post, filo, neo, cripto, para, eccetera, fascismo. In maniera, se volete, un po' provinciale, la destra che noi ci troviamo al governo adesso sta in quella genealogia lì, che è chiarissima, Ma però questo fa di per questa dire. destra fascista? La destra, complicità dei giornali italiani che hanno normalizzato questa destra, perché di normalizzazione si tratta, chiamandola centrodestra, ma manco destra, pure centrodestra, quando è estrema destra Ma per vogliono tutta la rubare il posto al sampietana. PD, al centrodestra. Eh sì, c'era già il PD a fare centrodestra, bastava quello. Adesso è chiaro che è evidente che ci sono delle ragioni per dire stiamo ancora a dibattere di quello, a parlare di passato quando c'è un futuro che ci preoccupa. Allora, il fatto che, È la sua domanda. quello sia un modello da aggiornare è chiarissimo, che i modelli dell'attualità siano altrettanto preoccupanti è chiaro allo stesso modo, cioè Orban, Trump, no, sono tutti loro amici che comunque hanno tentato di creare regimi liberali che perseguitano la stampa, appunto i diritti civili. Poi che questo si chiami fascismo, post-fascismo, neofascismo, a me sinceramente interessa anche poco che loro stiano in una cultura politica che è di ultradestra, che si è rinnovata, che adesso c'ha Steve Bannon e c'ha tutta una serie di altri modelli. Non è che si è andati ieri, lo sappiamo che le culture politiche si evolvono, ci mancherebbe altro. Pensavo al di Taranto, lui si è messo a mandare lettere, se ci pensate, su qualunque tema. Che già è un'invasione di campo abbastanza preoccupante, cioè sta morto di un colpo, guarda caso cosa ha dimenticato? Il centenario del fascismo. Cioè, scrive su tutto, il 4 novembre scrive, il 9 novembre scrive, il 28 ottobre. Cioè, il paese che mi ha dato il fascismo, che c'è il centenario del fascismo, che ha il partito di derivazione neofascista al governo, guarda caso non dice una parola. Quell'anniversario lì, tu dici, vabbè, ma tu stai a parlare, pensare al passato quando noi siamo preoccupati, ma anch'io sono preoccupato del futuro, però sono preoccupato del futuro anche rispetto al rapporto che questi hanno con quel passato. Perché è chiaro che se tu hai quel modello che è stato talmente depotenziato a livello di discorso pubblico, e dici, ma sì, in fondo ha fatto un sacco di cose buone. I partigiani hanno fatto le vere schifezze, gli alleati hanno fatto le vere schifezze e comunque ha reso grande l'Italia in quei 20 anni lì. Sì, ha fatto qualche errore, tipo le leggi razziali, tipo la seconda guerra mondiale che ha fatto 70 milioni di morti, però dai, ognuno, anch'io ho sbagliato oggi a Assolutamente. fare le mie dichiarazioni dei redditi, cioè, ma pensiamo a sti livelli qua, no? Alla fine quello è il grande momento di luminosità della storia italiana, quella è la proiezione sul futuro. Cioè, è un parlare del passato perché tu punti al futuro e punti ai pieni poteri. Questa cosa che sta portando in tribunale i giornali e i giornalisti è preoccupante. È il famoso decreto rave. Volevo dirlo. Oh, non aveva nessun Ah, rave, riferimento non ai sapevo che rave, alla rave. musica, sarebbe stato benissimo nelle leggi fascistissime E 25 tra l'altro non ci anni di rendiamo benissimo, era una conto. legge che vietava la riunione di un 50, numero di 50 persone, persone. eccetera. L'invasione. Era una roba Sì, gravissima di violazione di tutte le libertà con cui siamo abituati in democrazia. Chiaramente hanno buttata lì, hanno visto l'effetto che faceva, hanno capito che ci eravamo accorti della cosa, hanno fatto le modifiche in corso d'opera e poi dicevano no, nessuno se n'è accorto, ma stiamo scherzando. Quello era un tentativo, chiamiamolo pure eversivo. Eversivo. È stata una delle prime mosse del nuovo governo. Mica volto al passato, è volto al va abbastanza futuro. futuro. Su questo superamento delle categorie di destra e sinistra, cosa hai da dire? Rileggiamo Bobbio, cioè 30 anni dopo sembra scritto oggi, obiettivamente. Cioè, destra e sinistra di Bobbio. Eh sì. Uno dei, tra l'altro, più grandi casi editoriali che ha la storia editoriale italiana, che prova a definire il crimine tra la destra e la sinistra nei due secoli da cui esistono,
Fondamentalmente la destra rivendica le differenze come naturali e tende a incentivarle, la sinistra tende a volerle abbattere, le disuguaglianze e via dicendo. E chiaramente quella lettura lì è totalmente insuperata, secondo me. Poi se ne può discutere all'infinito. Certo. Faccio un esempio, secondo me, liminare che credo che spazi via buona parte delle obiezioni. Il famoso, attualissimo, questo concedete, il rossobrunismo. Cioè, i rossobruni alla Ritz, compagni. E poi ce ne sono dappertutto, me ne sciogliono. Cioè. Allora, quando tu, all'interno di un discorso di sinistra, inizi a inserire il sospetto, comunque diciamo il tarlo della nazionalità, dicendo sì perché ci sono le classi subalterne che appunto faticano, cioè, ma ci sono prima, a rigor di logica, gli italiani, i francesi, gli americani, i polacchi, a quel punto tu fai lo switch, ed è uno dei rari casi in cui veramente gli estremi si toccano tra mille virgolette, cioè tu diventi una persona estrema destra. Non è che c'è un punto di contatto, a un certo punto il rossobrunismo, che è un mostro ideologico naturalmente, nazionalsocialismo, è stata quella cosa lì. È stata un'attenzione almeno a parole verso, come dire, il settore del popolo. Perché hai categorizzato i poveri, invece dovresti vederlo ancora più dall'alto, che non ci sono nazionalità, non ci sono razze, non c'è niente di niente nel momento in cui arrivi con la carta di credito. Esatto, sì. Ma questo è l'internazionalismo, ti rende una persona di sinistra. Certo, ma è così. No, ma così. Cioè, se tu ti rendi conto che esistono dei privilegi e che esistono dei rapporti di potere, scusate se la banalizzo tanto, però è quello che schiacciano gran parte della popolazione mondiale e che hanno tutto l'interesse per la schiacciata, che c'è un contromovimento che vuole ribaltare questi rapporti di forza e annullare, ridurre, lì sono i radicali progressisti, questi privilegi, allora sei una persona di sinistra. Se tu introduci, come dire, il tarlo, il virus della territorialità, cioè dunque della nazionalità o della razza, addirittura comunque tra l'altro c'entra tantissimo, cioè il movimento di Seattle, di Porto Alegre, di Genova, era un movimento internazionalista, di sinistra, rivoluzionario, cioè in una maniera veramente post-novecentesca. È stato ammazzato a Genova, ammazzato col sangue, non si è mai ripreso. L'altro grande rimosso proprio della Nuova Repubblica è stato questo, e lì è stato il grande sogno internazionalista che purtroppo è finito in un bagno di sangue, da cui nessuno si è mai veramente ripreso. E quello è un grande movimento di sinistra, e con tutti i crismi. L'ultimo qua in Occidente. Quindi.